Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Ieri sera, cazzeggiando su Facebook, ho letto, mi è apparsa la dichiarazione di De Laurentiis. Io per curiosità ci ho cliccato sul sito, pur sapendo anticipatamente che avrei letto la solita fuffa, la solita storiella, insomma il solito disco rotto, ovvero che avrà detto le stesse cose che dice da mesi e mesi e mesi. Le mie paure si sono realizzate e quindi sono qua per parlare un po' di questa dichiarazione che ha rilasciato. Ma prima di affrontare questo discorso vi lascio alla sigla e poi incominciamo. Non abbiamo vinto lo scudetto, chiedo scusa, ma io non gioco. A quelli che mi dicono, chi compri? Mi rompe rispondere a questa cazzata, perché non compro per farli stare in panchina. Oggi con il recupero di Milik e Gulam, l'entrata d'Inglese, dobbiamo stare attenti. Guardate quanto sta crescendo Mario Rui, è lo stesso un ass, che piace molto al mister. Se giocasse dall'inizio, non credete che possa crescere con un maestro come Sarri? Serve maturità. Abbandoniamo il solito cacciesord. Ne abbiamo cacciati tanti e continueremo a farlo, ma con intelligenza. Dobbiamo avere i bilanci in ordine. Per me è un gioco da ragazzi andare a comprare. L'ho fatto per anni con il cinema. Ti metti lì e compri. Ma fai non arrivare i risultati. E un'altra cosa. Io non voglio dare mazzata ai tifosi. La palla va di qua o di là. Dipende da tanti fattori. Eccoci qua ragazzi. Allora, come avrete sentito, e purtroppo non è De Laurentiis originale, perché altrimenti mi sarei incazzato il triplo, ma la voce me l'ha prestata Alessandro, che fa parte del team Tutto Napoli 24. Vi lascio sempre il solito link in descrizione. Io ho un mago delle voci, poi in futuro vedremo se ci sarà un'altra chicca. E comunque, parlando della dichiarazione, non mi sorprende, nel senso che io tra le linee ho letto che per lui lo scudetto non è la priorità, ma è arrivare tra i primi quattro posti, ovvero Champions League. Un'altra cosa che ho letto è che lui a gennaio non spenderà un euro, o almeno prenderà giocatori stile Grassi e Regini. E come vi ho detto, se accadrà ciò, io mi incazzerò come una bestia. Di questa dichiarazione io di una cosa concordo, ed è raro, ovvero che è inutile acquistare giocatori se poi stanno in panchina. Io all'inizio dell'anno l'ho detto che Sarri avrebbe dovuto questa stagione affidarsi di più ai panchinari, perché avevi un triplo impegno e quindi con un paio di turnover e un paio di partite, insomma, la squadra ci starebbe pure. Ma mettiamoci nei panni dell'allenatore, no? Voi siete Sarri, no? Date indicazioni, arriva il momento della sostituzione, vi girate e vedete Maximovic, Maggio, Unas, Giaccherini. Voi avreste mai il coraggio di far entrare uno di questi, che ne so, in un Napoli-Juventus, in un Napoli-Inter, in un Napoli-Manchester City, per dire, io sinceramente no. Poi, a gennaio lui si aspetta, o almeno spera, che Milik e Gulam saranno rientrati per gennaio. Ma, caro De Laurentiis, se speri questo pur di risparmiare, perché questo è il suo intento, sbagli, non lo dico da tifoso, ma lo dico con una logica. Perché tu, no, mettiamo caso che Gulam rientra prima del previsto, ok, come Milik. Se tu velocizzi il recupero, tu rischi che quei giocatori avranno una ricaduta, o peggio, perché dopo un infortunio così serio come la rottura del crociato, tu devi pensare al fattore psicologico, perché un giocatore dopo un infortunio del genere avrà paura di correre, di forzare il ginocchio, di andare in contrasto,
Questo devi pensare, come ho detto sempre. Ma torniamo un attimo indietro in estate, no? Che, dove dicevo che il Napoli avrebbe dovuto comprare, o meglio avere, tre attaccanti. Soprattutto se la prima non era al 100%, parlo di Milik, ed era al 60%, massimo 70% della sua forza, perché non era ancora recuperato, e Mertens, che non è una punta. E io sempre nel discorso Mertens ho detto: leviamoci dalla testa che riconfermerà la stagione, e quello che sta accadendo, mo sono 7-8 partite che non segna. Perché? Perché è stanco. E perché è stanco? Perché non c'è la terza punta. Mo non mi venite a dire che Zapata non avrebbe fatto la terza punta, non avrebbe accettato di stare in panchina, questo e quell'altro. Sarri, per forza di cose, no, credo, diciamo che sarebbe stato costretto a utilizzare Zapata in quel contesto, in questo contesto. Questa è la realtà, o almeno la mia realtà. Poi ha citato anche il bilancio, e quando mai? Ha citato anche il bilancio, e quando mai? Va bene. Tanto ormai la parola bilancio, la frase senza di me non sareste in questo momento, senza di me non avevate manco i palloni, senza di me sareste nella merda, insomma le solite frasi gentili che ci regala il vostro presidentissimo, perché per me io tifo solo Sarri e la squadra, ok? Poi se volete sapere il mio essere antipatico, il mio odiare tra virgolette De Laurentiis, ne parlerò in un altro video, perché forse a molti non entrerà in questa testa, perché guardano solo l'aspetto positivo. Ma vabbè, lasciamo stare. Come fa? Parla sempre del bilancio, parla sempre degli stipendi intelligenti che noi abbiamo speso, ed è vero, però spendiamo in maniera intelligente. E qua mi sono cadute proprio le braccia. Perché 27 milioni per Maximovic è stato un acquisto intelligente, 10 milioni per Unas, giocatore che sì, ha fatto benino, ha fatto un gol, se non mi sbaglio, due, in una squadra che è retrocessa, sono stati spesi intelligentemente. Mario Rui, che solo mo sta, insomma, rientrando un po' in condizione, che però precedentemente è stato rotto, ha giocato l'ultimo mese, mi sembra, con la Roma, giocando anche male, è regalato alla Roma 12 milioni. E con quei 12 milioni la Roma ha preso Kolarov. Sono stati spesi intelligentemente. A me non mi pare proprio. Della Re, io ti do un consiglio. Poi lo so che non lo cagherai mai, ma ti do un consiglio. Per evitare questi discorsi del bilancio, del fatturato, di paragonare il fatturato nostro con quello della Juve, perché sotto sotto rosichi un poco, fai venire degli investitori esterni. Evita di fare, così eviti di fare questi discorsi da provinciale, perché alla fine sono discorsi puramente provinciali. Io a gennaio mi aspetto il solito mercato dell'illusione. Certo, mo usciranno nomi, giovani su giovani. E appunto questo è il problema, i giovani, che poi possono essere forti, possono essere determinanti, ma lo scudetto, perché questo è l'obiettivo, perché se lo vinci hai fatto una cosa fantastica, ma se lo perdi hai fallito. Con i giovani non puoi fare, non puoi vincere lo scudetto, è impensabile, hai bisogno di giocatori giusti, è vero, però a Sarri... È vero che Sarri avere fiducia nella panchina, ma se non acquisti, non ha panchinari di qualità, che gli unici giocatori di qualità sono Rogue e Diawara, e basta. E come facemmo? Comunque, solito disco rotto da parte di Laurentiis nelle sue dichiarazioni. Io dopo questa dichiarazione sono un po' scettico nel mercato di gennaio, ma io ve l'ho detto e ve lo ripeto. Se vedrò, anzi, un altro Grassi e Regini bis, soprattutto se dovessimo essere campioni d'inverno, ovvero lo stesso contesto di 2 anni fa, io veramente mi incazzo come una bestia. Ma non a gennaio proprio, a febbraio, se non vedo acquisti veramente forti,
validi e funzionali. Che poi funzionali poteva, questo discorso è funzionale, poteva essere, diciamo, utilizzato un paio di anni fa. Mo servono giocatori con le palle. E i miei tre nomi, Darmian, Verdi e Inglese, ci può stare, ma ricordiamoci che Inglese non è Van Basten, anche se è un buon giocatore. E niente, ci vediamo domani nel post partita di Napoli-Sampdoria. Fatemi sapere voi di queste dichiarazioni di De Laurentiis, di cosa ne pensate. E niente, forza Napoli sempre, ciao a voi.